Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale, sono Daniele e oggi parlerò con te di fornitori, come trovarli e dove contattarli. Se hai avviato un business o devi avviarlo, uno dei tuoi principali problemi sarà appunto il fornitore, trovare una fabbrica che produce per te gli articoli o che li spedisce per te in dropshipping per il tuo negozio. Oggi ci concentreremo sulle fabbriche e sull'acquisto in stock o la produzione in stock di articoli per il tuo negozio. Che tu sia un negozio fisico o che tu sia un e-commerce o che tu lavori in dropshipping, avrai sempre bisogno di un fornitore, a meno che non sei tu stesso il fornitore, ma i casi sono molto limitati. Andiamo a vedere un attimo per punti come contattare un fornitore. Innanzitutto, perché ti serve? Un fornitore ti serve se fai un tipo di business nel commercio, quindi magari lavori con Amazon FBA, magari hai un tuo negozio fisico, magari hai un tuo negozio su Shopify, vuoi fare private label o magari vuoi semplicemente importare la merce a casa tua e venderla su eBay. Questi sono tutti i casi in cui hai bisogno di un fornitore. Una volta si cercavano i fornitori locali, ancora oggi si possono cercare, ma oggi diciamo che la maggior parte delle persone che fanno business online cerca i fornitori in Cina. Quindi oggi ti parlerò di come contattare i fornitori in Cina. La prima cosa a cui andremo incontro è dove poterlo contattare. Ci sono moltissimi siti in cui trovare le fabbriche o fornitori per i tuoi prodotti, ok? Ma il principale, diciamo che è anche quello più semplice di utilizzo, quello più famoso, è alibaba.com. Poi c'è per esempio DHgate, ma è meno utilizzato, ce ne sono altri, ma concentriamoci su Alibaba perché è più semplice ed è quello anche più intuitivo. Quindi ti recherai su alibaba.com per cercare il tuo fornitore. Ora un attimo andiamo a parlare dei requisiti, ma prima vorrei fare una piccola premessa. Quando vai su Alibaba, ti consiglio, ci sono i filtri. Filtra i produttori quando cerchi il tuo oggetto per stelle, per rating, quindi metti almeno 4 stelle e che ci sia la trade insurance, cioè l'assicurazione Alibaba. Funziona un po' come la protezione acquirenti di PayPal se hai qualche problema durante la spedizione o la consegna o con gli articoli sei protetto da Alibaba per un tot di tempo. Questo è quello che differenzia anche rispetto ad altri siti, poiché hai un'assicurazione per la tua merce e non rischi di perdere il denaro magari per un contenzioso con il fornitore. Per quanto riguarda i requisiti, diciamo che il principale requisito è sapere una base di inglese. Poiché se tu non hai una base di inglese non puoi comunicare con i fornitori in Cina. Non ti serve saperlo parlare a livello di lingua madre o chissà che livello, però devi avere quel minimo per poter comunicare. Certo, potresti usare i traduttori, ma non è molto professionale andarti a presentare a dei manager di fabbriche con un inglese tradotto, anche se è vero che in Cina molti usano il traduttore a loro volta, però diciamo che per te stesso dovresti sapere l'inglese. Ho fatto tra l'altro un video, te lo lascio messo qui, lo puoi andare a vedere, dove spiego come ho imparato io l'inglese per fare business online. Un altro requisito è la professionalità. Sii sempre professionale, non stai andando a comprare un paio di scarpe, stai andando a parlare con dei fornitori che in ogni caso non ti conoscono, devi farti conoscere perché non è vero che bastano solo i soldi e pagare per avere la merce. Magari per certi tipi di fabbriche con prodotti scadenti e così, ma per molte fabbriche dove c'è un buon rating, dove ci sono più richieste, non servono tutti quanti, devi sempre presentarti professionale, devi farti volere come cliente, perché devi cominciare a instaurare fiducia, perché un rapporto tra fornitore e cliente, in questo caso i clienti siamo noi, è basato soprattutto sulla fiducia e deve essere un rapporto costruito a lungo termine. Andiamo a vedere il modus operandi. Ok, sei su Alibaba, hai già trovato innanzitutto i prodotti o sai già i prodotti che ti servono, cerchi il venditore, filtri per la trade insurance, filtri per rating almeno 4, trovi una lista di prodotti in cui il prezzo ti può andare bene e la spedizione ti può andare bene. Cosa fare? Contattare il fornitore, prima cosa, non ne contattare uno solo, contatta nemmeno 6-7 per ogni prodotto, perché molti non ti risponderanno, che magari non ti conoscono, non hanno interesse nel servirti o semplicemente sono troppo occupati. Poi, dopodiché, ma nel messaggio strutturalo con professionalità. Presentati, ciao, sono ovviamente in inglese, ciao, sono Daniele, sono l'amministratore di questa azienda oppure ho questo negozio oppure vendo su Amazon FBA.
Ventus eBay, dai un minimo di presentazione, ok? Quando scrivi il messaggio, cerca di fargli vedere che sai già come funziona, perché la maggior parte delle fabbriche non vogliono nuovi venditori perché non sanno come funziona, portano problemi, ovviamente perché se sono un nuovo venditore magari non so i processi, diventa un po' una complicazione per loro. Cerca di evitare di farti vedere non professionale o inesperto in questo caso, se no sarà molto più duro trovare un fornitore, una fabbrica che decide di fornirti. Quindi comportati sempre come se tu avessi già fatto questo processo, come se tu già sai come si parla alle fabbriche. Quindi includi il nome della tua azienda, includi dove vendi, includi la quantità minima che vuoi acquistare, la quantità che andrai ad acquistare nei prossimi mesi. Scrivi che stai cercando una fabbrica per costruire un rapporto a lungo termine per il tuo negozio. Chiedi la qualità dei materiali, i tempi di spedizione. Chiedi se la dogana la pagano loro o la paghi tu, perché ovviamente su uno stock dovrai pagare la dogana. Io personalmente preferisco, quando prendo prodotti per Amazon FBA, cercare le fabbriche che mi pagano la dogana, cioè quando loro fanno l'ordine dal corriere, il corriere ha già la dogana in Italia pagata, quindi ho. Nel Regno Unito dove mando lo stock, quindi quando il corriere arriverà con la merce io non devo pagare più nulla e la merce arriva direttamente a destinazione. Questo è fondamentale soprattutto se operi con Amazon FBA, poiché Amazon non paga per te la dogana e se tu vuoi spedire direttamente ai magazzini Amazon è fondamentale che le fabbriche pagano la dogana in anticipo, se no Amazon rifiuta il tuo pacco poiché non c'è la dogana pagata. Se no, dovresti fare una triangolazione ricevendo prima la merce tua a casa tua e poi spedirla tua ad Amazon o la dogana pagata, ma è molto più complesso e paghi molto più di spedizione, non ha senso. Ovviamente non dimenticare di chiedere i costi di produzione e i costi di spedizione, che sono due cose differenti. Se hai bisogno di 1000-2000 unità di un oggetto e la spedizione ti dicono ai 10 giorni, devi considerare anche i tempi di produzione, che è vero, spediscono e consegnano in 10 giorni, ma magari ci stanno un mese per produrre in base alle persone in coda che hanno per la produzione. Quindi non dimenticare di chiedere questo dettaglio. Questo è più o meno il modus operandi con cui presentarti e con cui chiedere alle fabbriche informazioni di produrre per te. Non dimenticare inoltre di chiedere un contatto. Usano in Cina soprattutto WeChat, ma molti hanno anche Skype e WhatsApp, anche se non li trovi sempre collegati, perché ti ricordo che in Cina non possono utilizzare questi tipi di social network, ma devono utilizzare delle VPN per collegarsi, quindi magari se li senti su WhatsApp o su Skype, molti non si collegano giornalmente in base al numero di clienti che hanno europei che utilizzano quei social network. Quindi è meglio sempre utilizzare WeChat perché li trovi più frequentemente online. Ora voglio fare con te delle considerazioni finali sui fornitori e su come contattarli. Considera sempre il fuso orario quando parli con i fornitori cinesi, perché la differenza sono molte ore, quindi con loro magari dovrei parlarci di notte o la mattina presto, perché il tuo pomeriggio per loro è notte e non li trovi online. Quindi non stressarli se non rispondono, dagli tempo perché sono dall'altra parte del mondo. Poi cerca di imparare qualcosa sulla cultura cinese. Vedo che molti contattano e parlano con i fornitori cinesi senza un minimo di conoscenza o rispetto per la loro cultura, per il loro modo di fare. I cinesi, per quanto ho potuto constatare, sono molto seri, professionali, tengono molto al business, ai contratti. Poi hai sempre manovra di contrattazione per i prezzi, puoi sempre contrattare, non ti fermare al primo pezzo, magari parlaci di guarda che devo ordinare molti pezzi, voglio un rapporto a lungo termine e riuscirai sempre a ottenere un po' di sconto. Però quando raggiungi un accordo non cambiarlo più, perché è davvero fastidioso per loro. Non sono come gli italiani. Gli italiani magari ti dicono sì, guarda, facciamo 100, poi il giorno dopo no, beh, ho deciso, facciamo 90 e ti cambiano la versione. È fastidioso anche in Italia, però è una questione culturale che in Italia è più tollerato e più comune. In Cina lo trovano molto fastidioso, è una cosa che dovresti evitare. Una volta raggiunto un accordo, mantienilo. Prima contratta, parla, sono ben disponibili, ma una volta avete raggiunto un accordo non provare più a cambiarlo. Rischi solo di bruciarti il fornitore, di non farti fornire più e non farti dare più assistenza. Abbi pazienza. Se un fornitore non ti risponde, se due fornitori non ti rispondono, cercane altri.
magari non, semplicemente non stanno producendo, semplicemente non gli interessa il tuo business model, non ti conoscono, magari hanno già troppi clienti, quindi non te la prendere sul personale. Contatta, contatta ancora che prima o poi troverai un fornitore che ti servirà. Ovviamente stai attento, ci sono molte fabbriche che se ne approfittano, non che non ti mandano la merce, ma magari ti mandano materiali più scadenti. Ti consiglio sempre di farti mandare un campione prima del prodotto a casa. Ovviamente dovrai pagarlo a parte, solitamente lo offrono gratuito ma pagando la spedizione, che per un singolo pezzo è di circa 40-50 dollari. Solitamente me lo faccio mandare. Questo è un campione esempio, l'ho già mostrato in un video che mi ero fatto mandare. Mi è costato 40 dollari di spedizione, l'ho ricevuto in 10 giorni, però ho potuto constatare la qualità produttiva e anche l'estetica, perché ho fatto un private label se mi piaceva. Magari perdi un mese in più, però in base all'ordine che devi fare, fatti mandare un campione perché ti può risolvere un sacco di potenziali problemi che possono venire dopo, perché una volta che tu ricevi 1000-2000 oggetti e poi la qualità costruttiva non ti soddisfa, la cosa diventa complicata. È vero che hai l'assicurazione con Alibaba, però perché andarti a mettere in questi casini? Che poi ovviamente non è nemmeno sicuro che riprendi i soldi, perché magari è stata colpa tua non informarti sui materiali, quindi informati anche sui materiali costruttivi. Va bene ragazzi, queste diciamo sono le linee base per cominciare a contattare i fornitori. Ovviamente ci sono altre variabili, altri siti e altre mille cose da poter fare, però se è la tua prima volta, se stai iniziando ora, queste sono le basi. Se vuoi rimanere aggiornato, magari un giorno farò un video dove andrò su Alibaba e mostrerò come contattare i fornitori passo passo. Quindi ricordati di iscriverti, così sarai notificato quando farò questo video e altri video che sicuramente ti potrebbero interessare se fai business online. Spero di averti dato informazioni utili anche oggi e ti aspetto al prossimo video. Ciao!